Il fascino di Madama e l'affetto per l'acciaccato udinese non hanno confini. Nonostante la classifica precaria delle due squadre e le tante assenze, sono accorsi in 50.000 dal Veneto e da tutti i centri del Friuli Venezia Giulia, facendo registrare un incasso record di 835 milioni. La Juve piange per le assenze di Pablito Rossi e di Brio, ma l'Udinese non ha più lacrime per le defezioni dei suoi assi brasiliani Edinho e Zico e del suo attuale cannoniere Carnevale. Vita facile quindi per il re d'Europa, Michel Platini, che sblocca il risultato dopo soli 50 secondi di gioco a conclusione di una manovra da lui stesso impostata. Che raddoppia poco prima della mezz'ora con la complicità di Biglia e grazie soprattutto alla generosità di Boniek che lo cerca con millimetrica precisione. Così Boniperti, che abbandona sempre la tribuna un minuto prima del riposo, questa volta ha potuto andarsene a cuor leggero. È risorta quindi la Juventus? Forse che sì, forse che no. Certo è che è in via di guarigione perché con un gioco sornione e con alcuni lampi ha saputo fulminare un Udinese tutto cuore ma con poca classe se si eccettua l'onnipresente Mauro. Ma prima di proseguire sentiamo il parere di Michel Platini al microfono di Claudio Coiutti. Ecco Platini, una Juventus che ha vinto però non troppo convinto. Ma ha convinto il nostro allenatore, i nostri tifosi, sicuramente che gli specialisti che sono in tribuna possono avere pareri diversi. Diciamo che il problema non era di giocare molto bene, era di portare a casa punti. Non si pensi comunque che l'Udinese sia rimasta a guardare, perché dopo il gol d'apertura di Platini ha saputo reagire con orgoglio e soltanto una disperata smannacciata del redivivo Bodini le ha impedito di cogliere il pareggio sul tiro di Gerolin. Poi c'è stato un fallo molto dubbio su Mauro, stretto da due juventini in area di rigore. E ancora una conclusione di De Agostini sul suggerimento di Mauro. Ma allo scadere del tempo cade un'altra tegola sulla rabberciata udinese. Esce per infortunio il suo Rossi, lesione a un menisco, che verrà sostituito nella ripresa Damiano, altro redivivo e a sua volta reduce da infortuni vari. Ma i friulani non si danno per vinti e cercano senza fortuna di accorciare le distanze pressando la Juventus nella propria metà campo. Accade così che i campioni d'Italia in contropiede, auspice il difensore Favero, per poco non vanno ancora a segno con Briaschi che con un tiro solo colpisce due pali. L'Udinese stringe i denti e si butta avanti tutta, giungendo più volte alla conclusione con De Agostini. Ma proprio allo scadere, Briaschi, ancora in contropiede, si prende una rivincita personale, battendo con un secco diagonale Brini e arrotondando un punteggio troppo severo per la generosissima e sfortunata Udinese.